Buongiornissimo Arcade, amici e amiche di Kenobisbo, io sono Kenobit, questo è il mio caffè, questo è un arcade stick, questo è Kazuya Mishima, è Tekken 1 nella sua versione arcade, che adesso lascio presentare al mio socio fraterno Babic. Buongiornissimo Andrea! Buongiornissimo. Oggi sono nel piano con una mano sola perché con l'altra sto tenendo il WhatsApp. Penso a Tekken, torno a casa, penso a Tekken, le telefono, intanto penso a Tekken. Come stai? E penso a Tekken, dove andiamo? E penso a Tekken, in sala giochi, intanto penso a Tekken. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, probabilmente giochi a Tekken, ma so di certo cosa stai pensando. A Virtua Fighter, infatti è per questo che ti ho lasciato, perché non sopportavo che tu pensavi a Virtua Fighter e non a Tekken. Piangere, ma soprattutto ho una tipo polvere nella faccia, quindi scusa, è tardi e penso a Tekken, t'accompagno e penso a Tekken, non sono stato divertente come Tekken, e chiudo gli occhi e penso a Tekken, mi addormento e penso a Tekken. Io non dormo e penso a Tekken. Cioè, mi addormento, ma vai, insomma. E buongiornissimo a voi. E buongiornissimo a voi. Devo ricordarmi che non si può suonare con una mano sola efficacemente, soprattutto Battisti. Mentre pensa a Tekken, mentre ti cola il naso, mentre tu buongiornizzi. No, 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 no. Quindi buongiornissimo a tutti voi. Divertitevi con Fabio, che ha deciso, non esattamente di sua sponte, di pensare a Tekken. Buongiorno. Grazie mille Andrea, grazie mille Andrea. Allora, oggi abbiamo del Tekken, così non... È un sacco che non ci gioco. Io, tra l'altro, possiedo la scheda di Tekken 3. Vediamo se ce l'ho portata. Guarda, eccola qua. Questo è un Tekken 3. Guardate che bellezza. E devo ancora procurarmi. Pensate, vedete che qua. Questa è la solita. Solito pettine giamma. Qua c'è un pettinino in più, che era il cosiddetto kick harness, che serviva per i due tasti aggiuntivi usati da Tekken rispetto ai due dello standard Jamma. E adesso, quando finisco questo buongiornissimo, vado su eBay e me lo procuro, perché in effetti è uno scandalo che questo Tekken non sia ancora dentro il mio schermo. Buongiornissimo gatto sul tubo, buongiornissimo a tutti, siamo qua in 100 e adesso tecceniamo. Tekkeniamo, allora sono molto indeciso su chi prendere, anche perché non gioco al Tekken originale da una vita. Era partito Babic, scusatemi. Scusatemi, mi era partito involontariamente un Babic, ma oh, sono cose che succedono. Dicevo, è una vita che non gioco a Tekken 1 e mi ricordo che in sala giochi prendevo Heihachi, Lei Wulong, Paul e Lee. Tu ammetti che Tekken ti ha sempre fatto cagare, hai sempre preferito Mortal Kombat.
Però sai, in questo periodo... Sì, allora, quando è uscito Tekken 1 in sala giochi, eravamo in periodo Mortal Kombat 2 e Mortal Kombat 3, mi pare. Comunque, facciamoci una partita. Senti che coin. Grazie Batman Dani. E grazie anche, ho visto Samurai 419. Welcome a te. Lì lo prendevo poco perché non mi piaceva moltissimo. Tra l'altro Yachi qua non c'è, giustamente c'è Kazuya. Allora inizieremo con Lo. No? Allora adesso devo provare i tasti, perché vai a sapere. Ok, i pugni li ho messi qua. Quindi questo è quello alto. Ok, questo è quello. Quindi dovrebbe essere così. Vai a ricordarti le combo. Tra l'altro non c'è lo strafe laterale qua, giustamente. E sono morto. Virtua Fighter era nella sala giochi del Luna Park dell'Idroscalo a Milano. Pensa, per me invece c'era Aspotorno, c'era Tekken nella Tekken 1 nella sala giochi vicino ai Carabinieri. Ma veniamo a parlare di questa Venezia sotto. Non mi ricordavo Venezia. Eata! Ok, allora adesso mi ricordo anche la presa bellissima che era questa. Bella Venezia sullo sfondo, ma non ci vivrei. Giustamente. Dicevo, per me c'era nella sala giochi vicino ai Carabinieri di... Eccola qua la mossa bellissima! Vicino ai Carabinieri di Spotorno c'era Tekken 1. Mentre invece in un baretto dove normalmente non c'erano videogiochi, per qualche motivo c'era Tekken 3. Tekken 1, scusami. Cioè, scusami, Virtua Fighter. Tekken era dai Carabinieri e Virtua Fighter era in questo qua. E Virtua Fighter mi piaceva, ma era molto difficile giocarci in sala giochi. E alla fine preferivo Tekken. Che, ricordiamo, adesso a vederlo così ci fa questo effetto da... come dire, un po' poligoni del terzo mondo. Ma ai tempi era il 3D. Non mi viene più la... ma com'era la capriolina? Com'era? Non mi ricordo la mossa della capriolona di te, di lì, di Low. Va bene, adesso ti rompo. Adesso ti faccio del male, caro il mio Jack. Jack ha saltato il leg day, uno che in palestra ha fatto solo i flies, ma con questo cambio la visuale, non mi ricordavo questa cosa. Non mi ricordavo che con uno... Poi una volta che l'hai cambiata te la tieni così per sempre, ho capito. Ehi, guarda che mossa Carla Fracci, che ti faccio? E allora, no Samurai, io su questo non sono d'accordo. Cioè, secondo me i giochi nuovi, ce ne sono alcuni che hanno... cioè, i giochi continuano a essere molto belli. Io lo vedo tutto come un... vedo sempre il videogioco come una storia dell'arte. Ogni periodo ha delle sue cose molto belle, molto interessanti. Alcune cose con valore storico, alcune cose che non ne hanno. Tipo, per me Tekken ha un valore storico notevole. Eccolo lì, senti che combo. Bella lì. Però ecco appunto, non, a me piacciono molto anche i giochi nuovi. Figurati, guarda, possiedo tutte le varie console nuove possibili e sono sempre felice di giocare alle console nuove. Non ho grandi rapporti con gli eSports perché sono un po' un altro approccio al gaming. Figo Kazuya, anche lui. Però ecco, secondo me i giochi vecchi, cioè i giochi nuovi hanno comunque delle cose molto interessanti e una... cioè non sono intrinsecamente migliori di quelli vecchi. Ho perso nel frattempo. Vieni qua.
questa era. Ma che rallentamentino che mi hai fatto. Ti faccio la cosa così, caro il mio Kazuya. E benissimo. Reato di Joy-Con colorati. Assolutamente. Secondo me le console Nintendo devono essere colorate. Kazuya ha un po' lo sguardo di Jimmy. Il fenomeno. No, non fare lo stupido. Ho tirato un pugno volante, caro Kazuya. Sì, questo è bene. Ho 6 secondi, avevo 6 secondi e stavo morendo. Nel frattempo siamo qua in 106 il 20 di agosto per giocare a Tekken. Io adesso mi prendo Paul. Mi ricordo cos'era, giù e i due e i due pugni per fare la spallata fortissima. Non c'era quella mossa caricata fortissima, era solo in... Com'era la mossa? Mamma mia che faccia, sì, beh, la faccia di Paul è un mito della storia dei videogiochi, cioè con sti capelli... Non mi ricordo le mosse di Paul. Oh, Okizeme, finalmente. Cosa fai, Kazuya, con queste mosse? Allora, non mi ricordo come si fa a fare la cazzottata di... A fare il mega, la mega castagna di... Ho preso King per sbaglio, ecco, King non l'ho mai usato. Sì, beh, Paul è assolutamente Polnareff di JoJo, non ci piove. Guarda, Kazuya, mi sento così forte che cambio visuale. Non me la fa più cambiare, non ho capito questa roba del... Forte questo Kazuya, eh? È proprio identico, nemmeno ispirato, assolutamente. Nel primo non c'era la castagna di Paul. È che... Cioè, mi ricordo più mosse di quante giustamente non ce ne siano. Kazuya, hai rotto le palle, eh? Adesso Kazuya, adesso guarda, adesso prendo... Metto dentro 20 gettoni così ti impaurisco. E prendo te. Kazuya. Che faccia. Guardalo vestito come... Com'era poi questo così? Eccolo. Va bene, devo trovare le combo. Sì, era noto come bello sguardo. Nel 1900 erano 5.000 lire e 20 gettoni. Sì, c'erano... Noi ricordiamo sempre le ere in base al costo dei gettoni. Io sono arrivato nel mondo dei videogiochi quando i gettoni costavano 200 lire. E poi... Ho continuato ovviamente finché non ne hanno costate 500. Ragazzi, che culo mi sta facendo? Riprendo low. Oh! Ok. Oh! Non mi era venuta la cosa, non... Mi cercate il moveset di Low nel primo Tekken? Per favore. E allora... Kazuya è leggermente OP. Guardate che belli che sono gli emoticon. L'emoticon del gettone di Francesca Zambani, che tra l'altro io
Ho qua. No, adesso non devo morire. Kazuya, vieni qua. E vabbè, ma Kazuya. Vaffanchiù. Ma da voi Tekken costava due gettoni come qua? Beh, quello è un deep switch. Lo possiamo cambiare in tempo reale. No, prendiamo ancora lui, insistiamo. Vorrei quelli di Low, per favore. Ok, questa è una mossa buona perché fa basso e alto. Devo essere più tattico, ho capito. Io il primo videogioco che ho visto che costava due gettoni era NBA Jam. No, non farmi queste mossine qua. No, no, Kazuya! Starci dentro! Grazie, grazie Tiger e Areram che per Lost. Allora, Basic Attack, Punch, vabbè, ok. Kick, Uppercut, Low Kick. Voglio la giravolta. Forse era una Wild Rising quella. Sì. Ok, adesso fuori di provarla. Kazuya, mi stai veramente sfondando in due il duodeno. Grazie, con quella faccia poligonale che ti trovi. Doveva entrare quella presa. Guarda che gli avevo messo il piedino. Ultimo. Vi dicevo, oggi sarà un buon giornissimo con il rito abbreviato. Eccola. Mi sta proprio sul Kazuya. Negli anni 90 ci è piaciuta la paghetta, ma negli anni 90 ero parsimonioso. L'avrei... Cioè, negli anni 90 facevi una partita Tekken, poi andavi a farne una a Wonder Boy in Monster Land, ne facevi una ma vaffanculo Kazuya, agli altri giochi che c'erano in sala. Perché non volevo, cioè, da piccolo avevo... Sì, magari ce l'avevo quel giorno per quel giorno speciale 5.000 lire, ma mica le spendevo tutte in un Tekken. No. Ci voleva varietà. Va bene, prenderò Michelle, che non mi ricordo assolutamente. Michelle contro Kazuya. Ah, è lei. Mai usata, mai saputa usare. Ma adesso ho come l'impressione che... Ma è lentissima. È una merda. Ma e a me non, io non mi sono mai mancati videogiochi, ma con 10.000 lire da fare in un giorno non le ho mai avute. Figurati, dovevo essere molto più parsimonioso. Ti faccio ste prese, grazie per il tifo, Marco Prevo, grazie mille. Guarda, in tuo onore faccio questo suplex. Ma lei è un po' wrestler, quindi. Ah, guarda questa mossina. E allora Kazuya, prenditi sta castagna. Guarda che bella nuvola che c'è dietro. Final round. E allora Kazuya, come lo senti questo
Perfect, che sta arrivando, non è arrivato, ma c'era quasi, c'era quasi. Caro Kazuya, vuoi rilasciare una dichiarazione su com'è farsi picchiare da questa tipa con una giacchetta di pelle con i sbrilluccichi tipo Elvis? E siamo all'improvviso a Kyoto. Ma era proprio digitalizzata la grafica degli sfondi. E allora, ciao Nina. Ciao, eh. Tekken 3 era bello che aveva... ma infatti Tekken 3 era bellissimo. Non a caso mi sono preso apposta la scheda. Ho la scheda, appena recupero il kick harness, ho la scheda di Tekken 3 e di Soul Calibur, di Soul Edge. Vabbè, questo andava andato proprio male. E allora, Nina. Minchia, Nina, mi stai veramente rovinando. Ma adesso ti... Ecco, almeno un piedino te l'ho messo. Che male. Continue. Yes. Eravamo a Kyoto, effettivamente. Allora, adesso prendo Kazuya. Soul Edge prima di Soul Calibur, giusto? Broad, faccio sempre confusione. Sempre, eh? E allora? Vuoi vedere che numero di piede porto, Nina? Ecco. Otto! Bella questa visuale che ho cambiato, che non ti fa più capire cos'è alto e cos'è basso. Non la premerò mai più. Guarda sta mossa che stava venendo. No. Nina. Nina. Ricordati che sono Kazuya, sono il protagonista, devo vincere. Continue. Vabbè, prendiamo Yoshimitsu. La nascita di un personaggio incredibile. Che non ho mai saputo usare. È il settore di Lorenzo Ceccotti questo. A proposito di avere la mente di Kazuya, avete visto il video di Last Coin che abbiamo pubblicato ieri su YouTube? Con la preziosa, il prezioso montaggio di Francesco Bicci. Che questa mossa fa male. Che bello Soul Calibur, ma infatti non vedo l'ora di averlo nel cabinato, ce li ho tutti e due, posso alternare facilmente. Allora, io ridò speranza a Paul. Paul ti tira questi centroni. E cosa fai, Nina? Basta fare il circo. Mezzaluna e cazzotto. Ma non c'era. Ciao. Sono scarso a Tekken. Perfect. Praticamente una Duken. Quarto di cerchio in avanti e pugno destro. Proviamo. Praticamente una Duken. Non me lo ricordavo.
Non mi sta mica venendo, lo vedete che sto facendo. Vabbè. Giocherò in difesa. Giocherò in difesa. Male. Riprendere il controllo. Riprendere il controllo. Disse lui facendosi fare perfect. No. Resti troppo con il joystick in basso. Grazie Albans. Ce la posso fare. Sì, quello lì dicevo, Belgiuzzo. Nina! No, Nina, mi hai tirato un pugno sotto l'ascella! Guarda, ta! Pugno sotto l'ascella, ciao De Guercio! Buonasera, no, buongiorno, dai! Kazuya Mishima! Trovato la tecnica cheese. No, No, non funziona già più. Che intelligenza artificiale hai, Tekken? Sei troppo furbo. O forse sono io che sono un po' troppo scemo. No. Oh. Faticoso. Con Paul vai di mega pugno e passa la paura, ma non viene quel mega pugno lì, che non c'era ancora in Tekken 1. E Nina, basta, ma hai pure, cioè mi prendi a calci con le dita pittate di rosso, nota. Eh sì, a piedi nudi con le dita pittate di rosso. Kazuya, vero modo teppista? Allora, abbiamo l'ultimo gettone di Kenobisboch da inserire. Ci faremo del low. C'è come, ma non mi viene. Raga. No. Questa è buona. Nina è sempre quella che va dall'estetista prima di combattere. Beh, ma sai, magari è che c'era la risoluzione era troppo bassa. Magari aveva lo smalto sbeccato, hai presente? Visto che l'ultimo gettone di Kenobisboch, così proprio. Andiamo, Low versus Yoshimitsu. E muori? No, non mi muori. Però adesso sì. Che gettone, varrà almeno 30 euro. Ovviamente è fatto tutto in plutonio, quindi vale milioni di euro. No, non è vero. È un regalo splendido del nostro combo completa. Allora, Yoshimitsu, se tu stai lì a fare melina, io poi mi costringi a fare questa mossa qua che non funziona. Però poi fai questa e mi ammazzi, mannaggia. Huh.
diagonale in alto e due calci. Eh no, mi fa questa qua. Forse è quella indietro. No. Cioè me le ricordo anch'io la mossa che dite di Low, ma non viene. Ma cosa mi fai? Michelle, Mabel. No! Perché lì è vestito come Uma Thurman? Beh, in realtà era Uma Thurman vestita come Bruce, come Low, ma in realtà come Bruce Lee ne era Enter the Dragon. Quello dove fa manate con Kareem Abdul-Jabbar. Uno degli scontri di arti marziali nei film più belli della storia dei film di arti marziali. Vabbè, Michelle. Bruce Lee in Game of Death, grazie. Confondo sempre Game of Death e Enter the Dragon. Avevo detto che era l'ultimo gettone. No, questo è l'ultimo gettone con Jack, che non ho mai usato e non so mai giocare. Come potete intuire. Mamma mia, è un modello 3D di una bruttezza allucinante. Sto facendo fare un doppio perfect per chiudere così la giornata in bellezza. Ho trovato la mossa cheese, Faccio questo finché non vinco. Cheese, formaggio, di formaggio. Cara Michelle, guarda, a furia di ganci destri, così adesso te lo faccio all'infinito. Michelle, mi dispiace, ho trovato la mossa. Guarda, Michelle, non hai scampo. Adesso esco da questo lock e poi ricomincio e... No. No, vieni qua. E allora! La tecnica del formaggio estremo funziona! Da bando before it was cool. Vediamo se funziona anche con te. Caro King, guarda, sono venuto qua per farti vedere, per portarti il verbo di diagonale basso destra pugno sinistro. Sembra che non funzioni, ma poi in realtà io arrivo, ti tiro questo gancio, questa simpatica castagna saporita, ma poi tu mi batti. Che mossa, King! Well played, siamo nella Monument Valley, ma io adesso muoio, è il momento di morire. Vediamoci il game over. Game over. Amici, amiche, abbiamo giocato a dell'ottimo Tekken, vi do appuntamento questa sera alle 21.30 con Ikeno Svizzeri, che giocheranno a qualcosa che non so ancora. Domani mattina, questo è Buongiornissimo Arcade, che poi vi faccio vedere anche il logo bellissimo. Cioè tutte le mattine alle 8.30 dal lunedì al venerdì. Dicevo, questa sera Ikeno Svizzeri, che giocheranno a qualcosa che non mi ricordo. E domani sera a 21.30 speciale Mame narrativo con me, Andrea Babic, intitolato L'estate sta finendo. E quindi è il momento di chiudere la registrazione e salutare YouTube. Ciao YouTube!